Si tratta di una performance straordinaria che è avvenuta negli scavi di Pompei. Domenica mattina, su invito del ministro delle cerimonie, andiamo a Pompei per inaugurare un collegamento diretto dell'alta velocità Roma-Pompei. La domenica mattina nei paesi civili viene in genere dedicata alla preghiera, al ragù, di questi tempi anche a un bagno rinfrescante. Invece siamo stati convocati domenica mattina, 40 gradi all'ombra, a Pompei per assistere alla performance del ministro delle cerimonie. In che consiste? Ci siamo informati sul posto, non lo sapevamo. L'evento consiste in questo: che il ministro attiva una linea di collegamento di alta velocità Roma-Pompei una volta al mese. Ma non è il collegamento diretto Roma-Pompei, no, perché è un treno che parte una volta al mese, arriva alla stazione di Napoli, già oggi l'alta velocità arriva alla stazione di Napoli, poi si prende il pullman e si va agli scavi di Pompei. Ora uno immagina che la nuova linea inaugurata porti i turisti direttamente a Pompei, agli scavi. No, la nuova linea prevede la fermata a Napoli, poi si ferma alla stazione di Pompei e dalla stazione di Pompei bisogna prendere il pullman per andare agli scavi. Questa è la performance prodotta dal ministro delle cerimonie. Dopo 2 giorni si sono resi conto del ridicolo e hanno attivato un servizio, così hanno detto, una volta alla settimana. Nel frattempo apprendiamo che Italo ha delle linee dedicate a Pompei una volta al giorno.